adesso. Volete chiedere a Di Piazza se si candida alle europee? Può darsi. Di quest'anno? Queste qui? Mi hai chiesto, ti ho detto può darsi. È una risposta più evidente di questa. E eventualmente quando potrebbe dare risposta di questo? Cioè ufficializzarlo o meno? Entro il 16 di aprile, che bisogna presentare le candidature. Cioè lei lo scopre domani? Ah, non so. Lo scopre quando? No, ci deve pensare. Ci devo pensare, devo consultarmi con Franco. Ma non si fa mica le cose superficialmente, no? Bravo, io e lui ci incontriamo sempre. Poi, no, quindi col Partito Democratico. Lui mi poi... l'ho chiesto domani perché domani Forza Italia più o meno decide. Invece lei... Ah, ho capito. Aspettiamo domani. Quindi non sarebbe Forza Italia in caso? Nuovo centrodestra? Io sono un uomo di centrodestra, non di nuovo centrodestra. E faccio sempre la guerra a quelli di sinistra. A lei Maria interesserebbe Teresa. In questo momento, le piacerebbe fare il deputato europeo? Guarda, o preferisce stare in regione? A me, io vorrei fare il sindaco di Trieste, no? Nella prossima tornata, ma piuttosto che stare in regione in questi due anni potrei anche andare a fare un giro a Bruxelles. Però perché non le piace la regione? No. Ma senza firmare i 250 milioni? No, no, ho detto mai. La regione non mi piace per come, cioè a me piace. Quindi però che fa, scusi, cioè ha fatto un anno in regione, poi scusa, un anno in regione, bellissima esperienza, perché ho conosciuto tante cioè persone. Cioè che fa, lascia tutto neanche e come, a metà. E come funziona? A questo punto, sai, sono tutte, vedi, quando giri il mondo, quando giri il mondo, sì, è sempre un'esperienza, no? Che, bisogna no, ricompattare tutto il centrodestra. Ho detto che mi piacerebbe fare rifare il sindaco di Trieste. Ma ci sono contatti concreti o no? Ma insomma, mancano 26 mesi per cui abbiamo tempo. I contatti ce li ha tutti i giorni. Bravo. Con anche lì il consiglio, è tutto un contatto. Ho detto che vedremo. Però fra le tante cose, se uno dovesse dirmi vieni a fare il candidato in Europa, magari Bruxelles è anche una bella città, poi ci sei stato sì, tu. Sì. È bellissima quella piazza là, con tutti i baretti, insomma. Sì.